Belli miei, buongiorno e salute. Buonasera. Buonasera e salute. Io il direttore abbiamo trovato su TripAdvisor il ristorante peggiore di Milano. Giustamente, allora, ma è una cervella normale, no? Allora, non tenendo niente a fare in questo frangente di tempo che siamo così, alla stazione centrale, ammetto, ma perché non andiamo a vedere? Dalle recensioni lette pare che questo sia il peggio. Sì, mezza allora, stella forse. Scusi, ma visto che stiamo senza fare niente e dobbiamo mangiare, ma perché andiamo a pre? Ma mezza stella no, Michel, mezza stella su TripAdvisor, cioè, diciamo. Cioè, vabbè, proprio la scimità su, però curioso, cioè voi siete curiosi perché è il peggiore, proprio dalle... Noi andiamo a bre. Tipo prezzi di cacco. Sì. Se non è la stessa qualità. Non lo so. C'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stelle, voglio. Forte. Però abbiamo fatto anche una scelta di cibo, che abbiamo dovuto pigliare la pizza con ananas, fammi capire perché. Vabbè. Perché a Napoli si fa? No, non so. Ho scritto pizza napoletana, scusa. Napoletana, scusa. Sta pure lo scudetto. È Maradona. Scusa. Ma io comunque. A vedere. Non mangerò nulla. Io vorrei un po' di parmigiano sulla pizza, perché ho parmigiano. Ma perché lo devi rovinare? Perché il parmigiano sulla pizza non capisce niente. Ma perché devi rovinare? Ma perché devi rovinare il parmigiano adesso? Mannaggia Marino, mannaggia, stai facendo il rovina il parmigiano così, state fermo. Via, sotto sto marcio buitone. Cioè siamo fortunati, eh. Questo è risotto, io non vedo questo. Questo l'ha visto tanto buono, vabbè qua. Sì. Tengo coraggio. Guarda, dicevo. Guarda, ma che stai mangiando? Ma che ricca la pizza? No, si da mangiare sta pizza, no? Questa è molto meglio. Ma ci mamma pure, può fare questo video, pure c'è mamma pure papà. Questo però non vedo l'ananas. L'ananas è a parte. Non andava in niente. Stavo plenendo proprio. Parmigiano, voglio. A parte il fatto che mi stava nel loro stomaco, ma detto ciò, ma perché devi portare questa pizza presa? Il fizzeretto a Napoli. Devi portare a Napoli e buttarla. Perché... Allora, vabbè, comunque. Cadure, sì. Mamma mia, ma stai accedendo. Comunque, recensioni, ahimè, tutte giuste, pur così giuste. Confermate, diciamo. No, voi direte, ma perché si riuta là a spendere 70 euro? Sorvoliamo sullo scontrino non fiscale, sorvoliamo. Sì, sorvoliamo uno scontrino non fiscale, pari. Comunque, detto ciò, ci chiediamo ancora come abbia 7 stelle. Come per le scudette, quelle. Abbiamo pigliato una pizza con l'ananas. Un risotto? Che da menù costava 15 e qua invece 17. E abbiamo preso un risotto. Vabbè, e 5 euro a Coca-Cola. E ho coperto. E il coperto? Perché ci ha coperto, perché ci ha messo 8 euro e coperto proprio. Ci ha messo 8 euro, cioè la cosa più economica. Vabbè, detto ciò, chi più ne ha, più ne metta. Io più che direi, qui aggiungerei, statta corta a quello che ti mangia. Vire che ti mangia, ma leva sta cosa a culla.